I massi che invadono la strada, l'asfalto squarciato, la carreggiata crollata. La jeep del soccorso alpino Umbro si arrampica sui tornanti che portano a Castelluccio di Norcia. Comincia così il viaggio di Radio Onda Libera sui luoghi del terremoto. Immagini da quello che era uno dei borghi più belli d'Italia, devastato dal sisma dello scorso ottobre. Qui Radio Onda Libera, con la collaborazione dello studio GES Service di Minghini Giancarlo, ha ambientato il video di Ritorno alla vita, la tradizionale canzone degli auguri di Natale. Un video presentato durante la cena del 40° anniversario della nascita della radio. Un'occasione per trasformare la musica in solidarietà. Un modo per promuovere una raccolta fondi destinata all'Associazione per la vita di Castelluccio di Norcia. Sotto la direzione del compositore e cantante Gianni Nari, come interpretano Annalina, Luca, Marco, Moreno e Gabriele di Radio Onda Libera. Ogni rumore e vibrazione diventa suono, perché il suono è musica che dà speranza di ritorno alla vita. Ascoltiamolo. Non è un Natale come volevi tu. I cuori battono, ma gli occhi non guardano. Non c'è modo né maniera di fermare l'emozione. Il vuoto non si colma con le lacrime. È tanta la speranza che faccio mia. Che grido buon Natale e buone feste a te. A te che mi pensi, a te che mi scaldi, con lo sguardo di chi sa che di più non si può scendere. Diventa suono, perché il suono è musica e dà speranza di ritorno alla vita. La ballata è un eco di silenzi, un silenzio che fa rumore, dove la fiorita tornerà a fiorire, dove la vita tornerà a cantare. Fallo insieme a noi, il coro salirà e ci tiene compagnia, ogni rumore e vibrazione diventa suono, perché il suono è musica che dà speranza di ritorno alla vita. Brucia la voglia di rinascere con l'istinto di scappare. Diventa suono, perché il suono è musica che dà speranza di ritorno alla vita. Buon Natale è l'augurio che facciamo insieme a voi.
comunque sicuramente Castelluccio questo inverno rimarrà disabitato, qua sarà terra di nessuno, sarà. Per poi ricostruire. Sì, nel più breve tempo possibile, anche se magari visti gli altri terremoti con i tempi biblici, quindi lo sappiamo che non sarà con un anno, due o tre. Speriamo almeno in 10 anni e saremo sempre più forti. Se non siamo, più forti siamo. Risorgeremo, ci dice la signora. Anche. Sì. E ti dico che non è stato uno spettacolo, assolutamente, è stato un incubo nel vero senso della parola. Praticamente mi sono vista crollare Castelluccio davanti agli occhi. Auguri per tutti. Ce li vuole. Risorgeremo, ha detto prima. Speriamo di risorgere, perché Castelluccio non può essere abbandonato così. Cioè, anche se quello che vediamo non è Castelluccio, perché quello è solo un mucchio di macerie e basta. Però non si può abbandonare così.